Continuano gli eventi dell'iniziativa Primavera Rosa Abruzzese con una serata dedicata alla figura di Clitennestra. Stasera lei è qui a Teramo per parlare di questa donna. Come mai questa scelta? Capisco la domanda, perché Clitennestra è considerata normalmente una donna orribile, mostruosa e assassina, quindi lei mi domanda perché. Beh, perché ci sono delle riletture di Clitennestra molto interessanti che la vedono invece come vittima della società patriarcale e della violenza maschile. Sono riletture che partono negli anni del femminismo, ma continuano ancora adesso, e quindi da questo punto di vista mi pareva che fosse interessante in questo contesto in cui ci occupiamo delle donne. E poi anche perché c'è recentemente, ci sono delle riletture, si fanno dei ragionamenti sulla natura del diritto che partono anche dalla Orestea di Eschilo, quindi dalla storia di Clitennestra, e si mette in discussione che il diritto sia solo ragione e come tale solo maschile, e che invece le donne siano emozioni, passione, e quindi qualcosa di contrapposto. E invece adesso si tende a dire che non è vero, non c'è questa contrapposizione, non è vero che il diritto è solo maschile, e soprattutto non è vero che nel diritto non devono trovare spazio le emozioni. Ed è per questo che lei ha deciso questa sera, per questa manifestazione per la prevenzione contro il tumore al seno, di parlare proprio di questa donna, per dire che il diritto è anche donna. Sì, certo, mi è sembrato che potesse andare bene per questo, e anche per ricordare che insomma la condizione femminile in Italia, soprattutto negli ultimi tempi, non sta tanto bene, ecco.